Sono un operatore di centrale operativa ormai dal 2001. Nonostante i miei 50 anni, è un lavoro che mi affascina ancora. La crisi ha toccato molte famiglie e il 113 è diventato non più un numero di emergenza. Adesso il 113 è diventato la prima interfaccia che il cittadino ha con le istituzioni. Questo ha cambiato profondamente il modo di approccio dell'operatore di polizia. Da qualche anno ho cominciato a dedicare il mio tempo libero ai bambini e questo mi ha costretto a ritornare a scuola e a studiare un po' di psicologia. Nel mio tempo libero io faccio il direttore d'orchestra. Il lavoro del direttore non è solo quello di scoprire quello che sia il processo creativo di un'opera e di un compositore, ma è quello di interagire poi con 50 persone che hai davanti e che vengano lì da te, ognuna con la sua storia, ognuno con la sua giornata, bella e brutta, e ognuno sicuramente con la voglia di esprimere. E questo accade anche sul 113. Ricordo una volta di una signora che in inverno è finita in un burrone con la sua auto a causa della neve e che facevamo fatica a trovare per l'intero pomeriggio. E niente, essendo qua in vallata, la signora agganciava col suo cellulare tutti i 113 che erano in zona, finché poi aggancia anche Prato nel momento in cui il suo cellulare sta dando i primi cenni di sofferenza e si sta scaricando. La signora è nel panico e allora abbiamo cominciato a fare dei calcoli aritmetici finché poi la sua attenzione è stata spostata al paesaggio che lo circondava. E poi è stato chiesto che cos'è che avesse in macchina come CD, come musica. E la signora ha scelto tra le altre cose che aveva della musica classica. La signora ha cominciato ad ascoltare questo CD e si è tranquillizzata, si è calmata finché poi siamo riusciti a trovarla. È stata un'esperienza fantastica. Per il mio lavoro l'armonia è importante per riportare in equilibrio contesti di armonia lacerata.